Ho sempre saputo badare a me stessa e non sono mai stata promiscua. Come si può dire questo di una bambina abbandonata, violentata da un vicino di casa e poi violentata di nuovo dallo Stato della Carolina del Nord? La violenza che Elaine Riddick subì in tenera età ha un solo nome, legge eugenetica, quella che consentiva dagli anni 30 in poi la sterilizzazione dei cosiddetti soggetti deboli, pazzi, ritardati, criminali, pervertiti. Quella che invece fino a 40 anni fa la Carolina del Nord estese vergognosamente, in silenzio, anche a uomini e donne indigenti, ai neri, alle ragazze madri. Come Elaine, che aveva accumulato nella sua triste vita tutti questi requisiti e che dopo aver partorito a seguito di una violenza sessuale a soli 14 anni venne sterilizzata senza saperlo, una procedura alla quale acconsentì la nonna analfabeta. Quella X come firma segnò il destino di Elaine, che una volta sposata decise di avere figli e scoprì di non poter averli. Come lei, in Carolina del Nord, 7600 persone, tra uomini, donne, bianchi, neri, furono privati del dono di procreare. 65.000 in tutti gli Stati Uniti, spesso perché i soggetti in questione, non adatti ad una società che si voleva florida e perfetta, non potevano gravare sui costi dell'assistenza sanitaria. Un disgustoso capitolo che la Carolina del Nord, unico in tutta l'America, vuole chiudere oggi con un risarcimento alle vittime ancora in vita. È dal 2003 che se ne discute, $50.000 a testa, poi 20.000, ma no, solo cure mediche gratuite, complimenti, ma il dibattito continua. Elaine, che oggi davanti ai giudici rivive una terza violenza, vuole che qualcuno paghi. La Land of Freedom, quella terra della libertà, che la sua libertà ha invece rubato.